saluto a questo bellissimo attacco dalla Spagna che viene a misurare la carreggiata. Attacco molto molto diciamo completo, si tratta di un break, un gran break di Massimo Castrini che si sta avvicinando al parterre con una pariglia di frisoni e un bel equipaggio molto molto diciamo affrontato per la situazione, per l'evento. Quindi chiediamo a Massimo Castrini di entrare nel parterre. Sappiamo che, come capita in tutti i concorsi, con molti attacchi ci sono stati due lievi incidenti di percorso, nel senso un signore che ha avuto una botta di calore, sarà con noi domani mattina per ripetere la prova di presentazione, e un altro concorrente che ha avuto un leggero danno al timone e quindi sarà anche lui, speriamo, con noi domani mattina. Invece in campo con un altissimo cilindro e un equipaggio veramente abbigliato per l'occasione abbiamo Massimo Castrini che viene da Verona con questa pariglia di frisoni e un gran break. Posiziona la postazione numero 1, sta per fare il suo ingresso nel parterre e
vi chiediamo di fermarsi lì 5 minuti in attesa che si liberi la postazione 1, ma vorrei farvi notare questo bellissimo attacco di Giuseppe Usai. Lascio alla musica mentre la postazione numero 1 si sta ora liberando. Zoltan è ungherese, guida però una carrozza di proprietà italiana che vedremo comparire a breve 250 di Cesare Sala, nessun restauro, quindi originale, compagnia di ungheresi, e siamo in attesa di Kiss Zoltan che abbiamo visto transitare prima con una carrozza che in Italia ha già avuto ad osservare questo equipaggio con le tube veramente eleganti che da tempo non vedevamo, questa pariglia di frisoni e un break da caccia vengono dalla provincia di Verona. Di Brescia, ah sì, tra Verona e, posso dire tra Verona e Brescia, diciamo di confine, ecco, per cui io nelle queste province di confine non so mai se attribuirle a Verona o a Brescia. Ecco che sta per lasciarci appunto Massimo Castrini, un applauso, grazie, mentre sta per entrare. È una bella pariglia di lusitani e abbiamo in attesa un altro attacco veramente in entrata, però scusate, in ingresso mi è sfuggito, pardon. Abbiamo i giovani Presti, buongiorno a Presti, Giovanni Pietro, che presenta un break, è una famiglia di Conversano e vedete con il direttore di campo che è in servizio attivo e abbiamo
questa arrivederci dell'attacco di Giacinto Lana.